Il servizio di trasporto amico è stato attivato 3 anni fa, esattamente il mese di settembre del 2006, grazie alla collaborazione e condivisione con un gruppo di volontari che si resero disponibili dopo che i servizi sociali del Comune avevano rilevato la necessità di strutturare e organizzare un servizio di trasporto per persone con problemi di mobilità, problemi di salute, difficoltà di trasporti da e per Clusone. Dopo 6 mesi di sperimentazione, il servizio ha preso avvio in forma ufficiale attraverso poi una codifica con una delibera della Giunta Comunale, una convenzione con l'associazione Farsi Prossimo Onlus. Il servizio, appunto partito nel febbraio del 2007, ha visto il miglioramento e il completamento grazie a 2 grossi interventi. Uno da parte dell'istituzione Sant'Andrea, che donò un'autovettura, il Doblò, attrezzato per i disabili, e il secondo anno una seconda vettura donata dal gruppo delle donne Ricamo. Mi preme qui ricordare che questo servizio è potuto partire grazie all'impegno, alla volontà e all'entusiasmo di Luigi Benini, che è stato il primo volontario da me contattato all'epoca e che nel giro di 2 settimane da 2 volontari ne raccolse 17. Ora il gruppo è costituito da circa 20 volontari, maggior parte pensionati, anche se sono pensionati molto attivi, che svolgono appunto questo servizio sia nei termini di pasti a domicilio per cittadini di Clusone, sia nei termini di trasporti da e per strutture sanitarie o per necessità di acquisti di spese per anziani, per persone disabili. Chiaramente i volontari permettono alle casse comunali di avere meno costi. Sicuramente. Allora, i volontari è stato quantificato in questi 3 anni di servizio, hanno donato qualcosa come 5-6 mila ore. Allora, queste ore che sono donate per i propri cittadini, quindi per la comunità di Clusone, sicuramente hanno un impatto positivo sulle casse del comune. Tradotto in termini economici, anche se non è bello quantificare il volontariato, però a volte è significativo, significa un risparmio per le casse del comune di almeno 50.000 euro e di conseguenza una spesa minima per il cittadino che si rivolge a questi servizi.